Adesso mi si apre il cuore, come sono sicura che vi si apre il cuore anche a casa, perché qui ci sono note magiche, che un qualcosa di particolare. Allora, premetto che fin da giovanissimo ha avuto un successone, perché è piaciuto subito con questa voce molto molto particolare. Si parla già del 1985 con Sanremo. Tra l'altro un cantautore, non solo interprete, con mille brani, uno più bello dell'altro. Però volevo anche ricordare che ha delle memorabili collaborazioni con grandissimi artisti come Dalla, Morandi, Red dei Pooh, Luca Carboni, insomma ha collaborato un po' con tutti, perché quando si scrive bene, quando si canta bene, fra autori, fra cantanti, è un qualcosa di eccezionale. A questo punto, guarda, atmosfera, Marco Armani! Bene, benissimo Marco, che tra l'altro diciamolo, perché noi qui siamo sì in Lombardia, siamo la più importante emittente lombarda e non solo, perché sconfiniamo, siamo the number one, ma Marco, e qua ci vuole un applausone, perché umilmente è arrivato da Roma, quindi ha preso, proprio è venuto, ha fatto la sua strada. Sono arrivato a piedi. Ed è arrivato a piedi, sì, perché lui piace fare sport. Ma cosa dici? A piedi no, dai. Allora, anzi. Marco, tutto bene? Tutto bene, sono contento. C'è una piazza incredibile qui, da invidiare. Da invidiare alla Rai. Guarda Marco, che devo essere sincera, noi qua, quindi tutto il nord ti aspetta, ma fatti vedere, lo so, più spesso, col venire... fatto che abitate così lontani non venite mai. Hai ragione, dovrò venire di più, dai, dovrò venire spesso. L'ha promesso, parola. L'ha promesso, bene, grazie. Senti Marco, io prima parlavo, so che hai fatto tanti Sanremi, non solo uno, una canzone più bella dell'altra, poi avremo modo anche durante il pomeriggio di ascoltarti. Grazie. In altre canzoni, col pianoforte, tante novità durante la trasmissione, ma ce n'è una in particolare che hanno cantato tutti. Io mi ricordo che ero piccolina, lo conferma Enrico, e facevo piano bar, poi non andavo molto bene, non è che avevo molte serate, devo essere sincera, dai. Mi hanno un po' cacciata, no, però al di là di questo io cantavo Tu dimmi un cuore ce l'hai. Tutti anche l'hanno, tutti l'hanno cantata. Giuro, quando t'ho visto sul palco di Sanremo dicevo che bello. Vedevo questo personaggio, mi hai visto che anche, canzone. Anche con una chioma incredibile, con dei capelli. No, sei bello tuttora, è moda, è moda. Però è bello perché per me, nel senso, per tanti come me, non solo me, che vi ha, cioè praticamente io ti ammiravo e dicevo, poi vedi, divento presentatrice. Grazie. E l'ho qua. E dico, oh, adesso posso dire, oh, grande Marco Armani. Grazie. Grande Marco. Senti, l'emozione di Tu dimmi un cuore ce l'hai. L'emozione è stata grandissima perché è stato il mio, credo, terzo festival. Ne avevo fatto uno l'anno prima con Solo con l'anima mia, arrivato secondo, arrivo primo Ramazzotti con Terra promessa, e l'anno prima ancora ebbi la possibilità di fare Sanremo con Nella vita, che poi sentiremo. E pensate, in quell'anno io cantavo Nella vita e c'era Vasco Rossi che cantava Vita spericolata, quindi è stata due tipi di vite. Due tipi di vite diverse, insomma. Qualcosa di... Sì. Comunque, evidentemente erano gli anni, ed era l'anno, quell'anno che sfornava grandi autori, grandi interpreti. Sì, diciamo che gli anni Ottanta sono stati grandi perché non solo si scriveva ancora per pura ispirazione, no? Non si scriveva per le radio, si scriveva per il pubblico e per quello che si provava in quegli anni, e si era ancora liberi di scrivere quello che si voleva, quindi erano anni che oggi in qualche modo si rimpiangono. È vero. Sì. Allora a questo punto, pronti? Tutti abbracciati a casa, perché io so già che siete lì con la candela eccetera. Pronti qui in studio? Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai. Marco Armani! Grazie.
cercando un posto per conoscerci, con le spalle che si toccano, col naso rosso che ti gocciola. Siamo finiti qui a confidarci con le nuvole. È distante la città, c'è chi balla e c'è chi va, e c'è chi ha bevuto e chi un cuore non ha, e chi sta dormendo e chi l'amore fa. Aperti è facile, ho voglia di restare, tu ferma il mondo, io scendo qui, è vicina la città, fuori è l'alba, ecco l'acqua, è ancora calino il freddo, con un sorriso in più. Grazie. René, devo essere sincera, c'era René che ti faceva le foto col cellulare. Qualcuno se la ricordava, qualcuno se la ricordava. Ma rimane con noi l'intero pomeriggio, guarda, lui era lì, ma guarda, tremendi, eh. Vuol dire che, senti Marco, l'ho cantata tutta. Brava. L'ha cantata in No Comment. Vi ho visto, eh, vi ho visto, anche a casa vi ho visto, che l'avete cantata anche voi. Senti Marco, io so che stai facendo tanti lavori discografici, ne hai fatti tanti e tanti, poi appunto parleremo anche di questo, ma so che hai fatto anche un nuovo lavoro dove praticamente sono tutti grandi successi reinterpretati, ovviamente riarrangiati completamente. Sì, ti spiego, ho avuto una grandissima fortuna di ripescare, di riarrangiare, di far riaffiorare insomma questi brani d'epoca, oserei dire d'epoca perché sono sempre verdi, perché sono stati scritti, pensate, dal primo autore italiano, che è stato Cesare Andrea Bixio negli anni 30, nel 1930. E lui... Una vita fa. Lui ha scritto
delle canzoni incredibili come Parlami d'amore Mariù, come Portami tante rose, come Mamma, Violino Zigano. Grandi brani. Tantissimi, brani tantissimi. Importanti, grandi, che sono rimasti nella storia, tra l'altro. E io ho avuto la possibilità di far rivenire fuori queste canzoni a modo mio, naturalmente, con molta umiltà. E ho fatto questo disco dove appunto sono racchiuse 10 tra le sue più belle canzoni. E quindi adesso ne facciamo un'altra? Eh no? Sì, eh? Ah, sì, ci sì, sta, sì, ci sta. E vorrei... Perché diciamo, Marco, che tu con i tuoi Sanremi, con i tuoi dischi, con i tuoi successi, potevamo fare la puntata. Però ho detto, ma no, facciamo un po' e un ritorneremo, po'. Ritorneremo. Facciamo così, sì. C'è modo che torni, no? Perché se no non torna più, mica facile con lui. Allora ho detto, così almeno ne fai sì una tua di Sanremo, ma fammi ascoltare anche questi nuovi brani. Guarda, questa canzone non ha bisogno di presentazione, si intitola soltanto Mamma. Dedicata a tutte le mamme, Marco certo. Armani. Felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai. Testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai. Sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mai più.
Marco Armani, ma rimanete grazie. Lì con noi, sì, perché piccola pausa pubblicitaria e torniamo qui sempre a Voci in Piazza con tanti ospiti e con Marco Armani. Torniamo subito.